Buongiorno a tutti e benvenuti come di consueto al TG regionale Meteo regionale Friuli Venezia Giulia. Vi do subito le notizie molto importanti e prima e poi di tutto ringrazio RDA1 e Stavradio e tutti voi ascoltatori. Andiamo a vedere le notizie della nostra regione Friuli Venezia Giulia. Vaillant, la tatuatrice, nessuna scusa pubblica. La ragazza che scherza su un'immane tragedia di Enrico Galliano. La parmenese rifiuta l'offerta dell'avvocato Filippo. Ci vedremo in procura. In arrivo la denuncia per supersistiti del disastro. Blitz a medio credito, si indaga per bancarotta. La Guardia di Finanza di Udine, nella sede della banca, sequestrare i documenti sulle operazioni degli ultimi 7-8 anni. Altre notizie: tentano di rapinare un anziano, poi lo spingono a terra per rovistare in casa. Uccise il figlio, ma era adottivo. Ergastolo annullato. Altre notizie: andiamo a vedere. L'ultima è indiscrezione. Sniderò alla De Agostini. Il Sole 24 Ore, il fondo Idea, CGR, sarebbe in corsa per acquistare il 51%. L'azienda mantiene il riservo, ma ci sarebbero altri contatti in corso. Nell'economia nord-est, Generali si riorganizza nel mercato tedesco. Rumor sul partnership con Cleval. Troppa imprudenza, impennata nei soccorsi per incidenti in montagna. Quest'anno ben 23 le persone sono morte durante l'escursione in quota. Il comandante della Guardia di Finanza dice che bisogna partire preparati e anche attrezzati. Concordo in pieno. Mia madre uccise il figlio, ma era adottivo e il caso annullato. Andiamo a vedere proprio la notizia. La Cassazione sul caso di Remanzacco costato dall'Italia la condanna europea. Accolto il motivo della difesa, aggravante esclusa, se non c'è consanguinetta. Andiamo a vedere altre notizie. Omicidio di Vidulis. Il nonno di Nadia Mazzecca. Gli sputtera in faccia, dice. Il papà della mamma della ragazzina uccisa a luglio, intervista da Radio 24, dice era un viziato. Quasi ben 5.000 bollette pazze per l'acqua in tre comuni. Un errore di stampa, l'origine del doppio invio delle cedole autentiche del Pojana. Coinvolti in 2.000 145 a San Giovanni, 1345 a Pradamano e 1170 Corno di Rosazzo. Incredibile. Incredibile. A Udine, blitz della polizia locale contro accattonaggio. Vigile in azione via Canciani. Segnato un mendicante con un cane. L'episodio ha raccontato i consensi dei negozianti della strada e dei passanti. A Codroipo, asilo ludoteca per cani offre anche il servizio Tassi Dog. E la sfida di Michele Zoratto, istruttore e responsabile dell'iniziativa, dice: diamo una mano ai proprietari. L'area attrezzata sorge vicino a un centro cinofilo. Le convenzioni con l'Università di Padova e Pisa. Abuja invece, brutta notizia, malore, muore un dirigente di banca. Marco Bernardinis, 57 anni, era responsabile dell'Unicredit di Valcanale e Carnia. Altre notizie, numero unico per le emergenze, la regione dice risposta entro ben 3 secondi. L'assessore tedesca dice: stiamo costantemente monitorando la situazione. Lo sforamento dei tag sono in occasione di calamità. Il dice: in caso di rischio per la vita, i soccorsi arrivano in 12 minuti. Novelli,
e Pustetto contestano la colonizzazione delle ambulanze. A Maiano, Bancoma ancora nel mirino dei ladri. Hanno preso di mira l'ATM dell'azienda della Credit Agricole Fr. Adria, in via Udine, forzato lo sportello dell'erogatore delle banconote. Accordo anti-governo. A Cervignano ben 51 profughi. Il sindaco Savino minimizza. Bisogna ragionare nella quota totale prevista per l'UTI. Ma l'opposizione chiede più sicurezza. I carabinieri hanno ridotto le ore di intervento. A Lignano il sindaco Fanotto dice: non vogliamo cementificare Riviera Nord. Il Consiglio la discussione sullo studio di fabbibilità del nuovo villaggio turistico. L'opposizione insorge. Un documento della regione dichiara il progetto incompatibile con i vincoli. Andiamo a vedere altre notizie. Andiamo a vedere soprattutto del tempo, perché in questo periodo caratteristica della nostra regione, soprattutto l'aria fresca, cioè la bora moderata soprattutto sulla costa, e presente però anche in pianura. Il tempo per domani, cioè venerdì 29 settembre: cielo sereno o poco nuvoloso per il passaggio di qualche velatura, possibile maggiore nuvolosità invece sulle Alpi Giulie. Sulla costa sopra ancora bora moderata. Le temperature in pianura toccheranno minime da 10 a 13 gradi, in costa le minime da 15 a 18 gradi, le massime in pianura in costa da 21 a 24 gradi, in 1000 metri 11 gradi, 2000 metri 6 gradi la media. Vediamo il tempo per dopodomani, cioè sabato 30 settembre. Il cielo sarà ancora sereno, poco nuvoloso, con maggiore nuvolosità sul Tarvisiano e al pomeriggio in montagna. Sulla costa invece sofferrà bora moderata, di notte possibile nebbie nelle valli. Le temperature delle massime caleranno un po'. In pianura le minime saranno 10 a 13 gradi, le massime da 14, scusate, in costa le minime da 14 a 17 gradi. Le massime in pianura e costa saranno da 19 a 22 gradi. In 1000 metri 10 gradi, 2000 metri 5 gradi la media. Vediamo la tendenza per domenica 1 ottobre. Su pianura e costa, cielo in prevalenza sereno. Sui monti, cielo in prevalenza poco nuvoloso, con possibile anche maggiore nuvolosità sulle prealpi, sulle Alpi Giulie nel pomeriggio. Bora moderata sulla costa, quindi ci sarà sempre l'aria presente, soprattutto a Trieste e nella provincia anche di Gorizia. Le temperature in pianura saranno minime da 12 a 15 gradi, le massime da 18 a 21 gradi. In costa le minime da 14 a 17 gradi, le massime 19 a 22 gradi. In 1000 metri 11 gradi, 2000 metri 6 gradi la media. E infine la tendenza per lunedì 2 ottobre: cielo in prevalenza poco nuvoloso, con possibile maggiore nuvolosità sui monti nel pomeriggio. Brezza sulla costa invece. Infatti le temperature saranno minime da 10 a 13 gradi, in costa le minime da 13 a 15 gradi, le in pianura e in costa le massime non supereranno i 21 gradi. In 1000 metri 10 gradi, 2000 metri 6 gradi la media. Bene, da Adora Eugenio Nord-Est, RD1 e Stava Radio, il TG regionale e Meteo Regionale Friuli Giulia finisce qui. Vi ringrazio veramente per l'ascolto e per l'orecchio e il cuore e la mente che usate per ascoltare soprattutto un TG diverso da TG nazionali, da tante altre cose. Fra poco vi do già subito la notizia che ci saranno le notizie del TG Sport con tutti i risultati, novità e tutto il resto. Grazie a tutti, a risentirci, a domani. Marco, è tutto. Ciao ciao.